Segretario, nella scuola regna il caos e molta approssimazione in virtù proprio delle innovazioni normative e legislative. Oggi questo incontro per fare un po' di luce, ma cosa sta succedendo e quanto sta realmente cambiando con la buona scuola? Ma qui veramente il problema non è soltanto della buona scuola. Allora, oggi chi lavora nella scuola, i dirigenti ma anche docenti e personale ATA, devono sapersi orientare all'interno di un disarticolato impianto normativo che crea non poche perplessità e non pochi problemi per fornire quel servizio di qualità e quel servizio primario sancito dalla Costituzione, che è appunto l'istruzione. Noi, come sempre, siamo un sindacato che intende riflettere sulle varie questioni e la CISL Scuola lo sta facendo già da un po' e continua oggi, approfitta della presenza di del dottor Sergio Oriemma, che è una persona assolutamente illuminante rispetto alla legislazione scolastica. Ebbene, con lui vogliamo fare un po' il punto della situazione, vogliamo capire come è possibile orientarsi, appunto, come è possibile fornire un contributo utile. Quello che abbiamo registrato è comunque, diciamo, una certa chiusura da parte del Ministero rispetto alle organizzazioni sindacali. Invece le organizzazioni sindacali, non ultimo adesso quando è stato siglato il contratto per la mobilità, quindi per fare in modo che i docenti assunti in fase C possano assumere la sede definitiva dal 1° settembre, ha introdotto degli elementi contrattati, appunto, che forniscono, che danno garanzie sia agli stessi docenti ma anche all'amministrazione in termini di diminuzione dell'impatto del cosiddetto ricorsificio. Noi crediamo che bisogna continuare in questo modo, però purtroppo specialmente la legge 107 presenta ancora tanti vuoti, tutta la decretazione di secondo livello manca, tutte le deleghe non sono ancora state per bene esplicate e noi siamo preoccupati, tant'è che insieme alle altre sigle sindacali, a CGL, UIL, SNALS, abbiamo anche avviato una mobilitazione nazionale, perché le questioni sono tante, dalla chiamata diretta che comunque avrà una sequenza contrattuale al famoso bonus, cioè la valutazione al merito. Sono tutte questioni che hanno un impatto sulla trasformazione del sistema dell'istruzione e della scuola, che necessita ovviamente di un confronto sia con le organizzazioni sindacali ma ancora di più con chi lavora all'interno della scuola. Noi ci crediamo e questo lo diremo a gran voce, noi che legittimamente rappresentiamo questi lavoratori vogliamo discutere, vogliamo portare il nostro contributo per fare in modo che la scuola funzioni bene, sia davvero, come si dice, una buona scuola. Vice procuratore generale della Corte dei Conti, Sergio Oriemma. Vice procuratore, che vantaggio può trarre la scuola da tutte queste innovazioni normative? Vede, noi dobbiamo partire da un concetto: le norme sono strumenti messi nelle mani degli uomini e messi da un legislatore, quindi certamente hanno la necessità di essere strumenti efficaci, ma la realizzazione e l'attuazione di quegli strumenti è affidata alla responsabilità e all'impegno degli operatori nei vari settori. Questo vale per l'istruzione ma per tutti gli altri settori. Ecco, questo concetto di strumentalità della norma deve essere chiaro. Queste sono norme, tra l'altro, di obiettivi, di principi. Le norme di dettaglio applicative sono limitate, quindi avranno bisogno di uno sviluppo attuativo, di un perfezionamento, di un affinamento, e questo è rimesso all'impegno degli operatori. Segretario, c'è grande conflittualità, come si può riaprire oggi il dialogo nelle scuole e con le scuole? Nelle scuole si può riaprire il dialogo guardando alla scuola come comunità. Quella bella comunità che ci è stata affidata dalla storia, dagli organi collegiali e che oggi vede chiaramente un po' un inasprimento dei rapporti. Probabilmente le regole che la buona scuola ha voluto inserire sono regole che vanno anche interpretate. Nell'interpretazione delle regole c'è un ruolo molto forte, quello della componente collegiale, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto, ma c'è un ruolo fondamentale, il rapporto anche con le organizzazioni sindacali. È un momento delicato, c'è una necessità, la politica deve porre alla scuola quell'attenzione giusta, perché il dialogo sociale potrebbe mettere anche a sistema
tutta una parte essenziale della riforma. La mobilità, il contratto sulla mobilità è stata una dimostrazione, abbiamo potuto sottoscrivere un contratto, un'intesa con questo ministero che per alcuni versi ha aperto a una prima discussione. Oggi ci troviamo alla vigilia di un momento delicato, una vertenza per i dirigenti scolastici. Ci aspettiamo dal presidio del giorno 9, oltre a una grande partecipazione, un risultato, perché c'è una retribuzione che viene decurtata ai dirigenti scolastici. E dietro l'angolo ci sono tutte le materie applicative relative al bonus, alla premialità nelle scuole. Ancora una volta, il dialogo, la condivisione, la definizione di regole condivise a livello di istituzioni scolastiche e richiamate un po' da quella bella idea di concertazione che qualcuno ci vuole togliere ma che diventa sempre più necessaria in questo paese, sono i nostri obiettivi. La CISL Scuola è pronta ad aprire questa discussione. Nessun ostacolo pretestuoso, ma l'obiettivo di portare meno conflittualità nella scuola. Noi non abbiamo bisogno di conflitti. La scuola è una comunità educante, educa i ragazzi a non averne, non ne deve avere al suo interno.